Amici, salta il banco, ipotesi addio, clamoroso, rimanguello, poi lo sfogo, io vittima di pregiudizi. Il ballerino e coreografo Emanuello potrebbe partire. Voci di corridoio lo vogliono in Rai. E intanto lui ricorda, con vaga amarezza, i primi tempi con Giorgia. Possibile bufera sul futuro di Amici. A settembre prossimo, il talent di Maria De Filippi tornerà in onda come sempre. Ma tra i professori potrebbe mancarne uno di peso. Emanuello, apprezzatissimo in questi anni, forse sta meditando l'addio clamoroso al programma e a Mediaset. Voci di corridoio parlano di un ritorno in Rai, per lo... E intanto lui si sfoga con Nunzia De Girolamo, nell'ultima puntata di Ciao Maschio, riflettendo sul lungo amore con Giorgia e i pregiudizi che all'inizio lo avevano ferito. Vediamo di seguito tutti i particolari. Emanuello, ipotesi shock su Amici. Forse, ma forse, Amici trema. Ne parla il portale Abruzzo City Rumors, riportando indiscrezioni che ancora mancano di conferma. Emanuello, tra i professori più apprezzati del programma, potrebbe preparare lo sgarro a Mediaset. Il ballerino e coreografo sarebbe pronto a lasciare il talent di Maria De Filippi, abbandonando il suo posto ormai fisso dal prossimo settembre 2024. Le voci spaventano, anche perché lo lascerebbe un vuoto enorme, complicato da colmare a pochi mesi dall'inizio della nuova stagione di Amici. Eppure è possibile. Non si sa, al momento, se è per motivi di insoddisfazioni, mancati adempimenti contrattuali, improbabile, antipatie sotto banco. Nel caso l'ipotesi fosse vera, occorrerà chiarire come e perché Emanuello è arrivato a questa decisione. Sempre le ultime voci, parlano forse di un corteggiamento Rai. Ma i dettagli si fermano qui. Lo sfogo e i pregiudizi. Intanto, come detto, Emanuello si sfoga nel programma di Nunzia De Girolamo. Nell'ultima puntata di Ciao Maschio, difatti, il ballerino non le ha mandate a dire. Al centro delle sue recriminazioni c'è la lunghissima storia d'amore con Giorgia. O meglio, il modo in cui il loro amore, che ancora resiste alla prova del tempo, è stato percepito fin dall'inizio. Hai subito un pregiudizio quando hai annunciato di stare con Giorgia, chiede De Girolamo, oppure no? La replica di Lo è chiara, non so se è stata una mia sensazione o altro. Però in qualche modo ho sentito che alcune persone mi guardavano e mi hanno iniziato a guardare sotto un altro punto di vista. Poi fortunatamente con il tempo questa cosa si è calmata. Però era come se all'inizio non si sapesse il perché io dovessi stare con questa donna, che è più grande di me, famosa. E da qui le domande chissà perché ci si è messo. Tra Emanuele e la cantante Giorgia c'è un legame che dura da 20 anni. Sbucciò nel 2004, sul set del video di Spirito Libero, dove lo ballava per lavoro. Lui sostituì il dolore per Alex Baroni, ex grande amore di Giorgia, morto in un tragico incidente. Ma soltanto un corteggiamento spassionato alla fine aveva convinto la musicista. Quando ci siamo incontrati io ero ragazza e lui un ragazzino, aveva spiegato Giorgia, l'anno scorso a Verissimo, abbiamo questi 8 anni di differenza. Ma lui mi mentì, mi ha detto che era più grande ... avevo un preconcetto ... gli dicevo, mi lascerai perché io sono più vecchia. E poi? E poi non mi ha lasciata. Mi chiamava cavallina pazza. È stato bravo perché mi ha educato, tra i due l'emotivamente maturo era lui. Hanno anche avuto un figlio insieme, Samuel, nato nel 2010. Nel momento in cui ho rinunciato mentalmente all'idea di diventare madre, disse Giorgia, è arrivato questo biondino meraviglioso. E da allora il legame con Emanuello non ha fatto che crescere, rafforzarsi. Con buona pace di chi emetteva giudizi e